Come si inverte però questa cosa? Perché tu sei della provincia di Cuneo e anch'io, tu sei della parte più ricca che è la più Langa, bassa, io sono delle montagne e quindi della parte più ma povera, più sapiente. ma più sapiente, dove però si formaggi, cose. Bene, in uno dei più bei paesi della Valle Stura, che si chiama Ferriere, lo scrive Nuto Revelli nel Mondo dei Vinti, hanno asfaltato la strada il giorno in cui se n'è andato l'ultimo abitante. Tipico. Cioè, questo è quello che è accaduto negli anni 50, negli anni 60, ancora negli anni 70. Allora, io credo che si possa e si debba fare quell'operazione a cui tu fai riferimento. E qui, ovviamente, questo chiama in causa la politica, chiama in causa tante cose, ma per essere in grado di colmare quel gap e di vendere il parmigiano vero, bisogna probabilmente fare delle politiche, degli interventi, dei cambiamenti, perché se no da solo non accade. Ecco, che cosa bisogna fare? Intanto vi prometto che prima della fine dell'evento riuscirò a far dire una roba bella che è venuta in Italia a Livio. Perché ognuno di noi, di fronte alla stessa Ti ho cosa. detto che Ferriere è il Sì, paese più bello. sto dicendo Andate sotto tutti a profilo vedere economico, Ferriere. visto che parliamo di mercato. No, cioè, vedete, ciascuno di noi, alla fine la stessa cosa può darla in maniera diversa, no? Un altro può dire, che bello che hanno fatto finalmente quella strada asfaltata, visto che tanto ormai è fatta, cerca il lato positivo, magari ci torna della gente a viverci, no? Ma la domanda qual era? Perché mi sono incriccato sulla. Qual era la La domanda? domanda era come si inverte Sì, questa. allora si inverte in questa maniera, facilissimo, tutto facile. Intanto la prima cosa bisogna pensare che è tutto facile. Smettiamo di vedere le robe complicate, questo è un altro di quegli alibi, soprattutto i politici, che fa tutto complicato, fa tutti i tavoli, c'è sempre il funzionario, che lui non è poi niente, ma c'è il funzionario, lui non può e poi se posso mica, ma. Allora, facile. La prima operazione che dovremmo fare, intanto è quella che dicevo prima, vederla un po' più da ottimisti. Ma veramente la cosa che vi voglio dire è che la prima operazione che dobbiamo fare tutti è riprenderci la coscienza, cioè rimetterci ad avere coscienza, smetterla di essere delle scimmie. Il popolo italiano è diventato uno dei popoli più scimmia del mondo. Tu sai che non tutte le scimmie sono diventati umani, no? Infatti in giro ce n'è ancora parecchi. Tanti. Ma che cos'è stato lo scatto? Che cos'è che ci ha fatto diventare umani? L'acquisizione della coscienza. Perché già scienza e conoscenza le scimmie ce l'avevano. C'era chi era più bravo a raccogliere le banane, chi era più bravo a arrampicarsi sugli alberi. Quello che mancava è la coscienza. La coscienza è quella che fa scegliere il giusto a ciascuno di noi a prescindere dalle regole. Perché se tutte le volte che dobbiamo scegliere la via giusta, dobbiamo fermarci a leggere un qualcosa che ha scritto gli altri e vedere il codicillo, il paragrafo, noi non andremo mai da nessuna parte. E questo paese ha chiuso da tempo con la coscienza. Per ogni decisione ci fermiamo, prima ci fermiamo, poi cominciamo a lamentarci. E dopo che ci siamo ben lamentati, andiamo a cercare le regole, le regoline, che ci devono essere, ma ci deve essere anche la coscienza. La ripresa di coscienza, sapete come si fa? Vi faccio un esempio, così capite cosa va bene, cosa voglio dire. Per spiegarvi che si può fare in un giorno, non in 15 anni. Vi faccio un esempio macro che abbiamo vissuto pochi mesi fa. La Chiesa stava stagnando e morendo in una somma di scandali a marchio S, sesso e soldi, che era diventata pantagruelica e dalla quale tutti noi pensavamo che non fosse uscito. Due mosse in 2 giorni. Meraviglie, e capisci perché sono i padroni del mondo da 2000 anni. Lui che si dimette, che è il gesto enorme, si è dimesso. E poi trovano sto fenomeno che apre la roba e dice buonasera. Oggi lui è più di Obama, nel mondo. Ma pensate alla meraviglia della Chiesa, che in due mosse
Da quel giorno non abbiamo più parlato di scandali, sesso, soldi, tutto finito. E io sono contento che questo sia accaduto, perché la Chiesa per noi nel paese, ragazzi, è una roba importante. Che cosa si potrebbe fare in politica? Qualche gesto di qua e qualche gesto di là, perché noi alla fine, sai che i valdostani hanno inventato questo bellissimo proverbio, dice un pesce fete da capa, pesce puzza da testa, alla fine tendiamo ad assomigliare a chi vediamo come capi nei nostri media. Cioè, oggi le assemblee condominiali sono molto simili in piccolo ai talk show dei politici, più o meno fa le stesse scene, urlano, si incazzano, uno parla di una roba, l'altro tanto pensa cosa deve dirgli, escono arrabbiati. Allora il grande tema è, che io vedo, poi se vuoi ti rispondo anche tecnicamente, ma prima dobbiamo riprendere coscienza, e in questo la politica e le altre istituzioni potenti del nostro paese, la magistratura, gli ospedali, le scuole, chi è a capo degli ospedali, chi è a capo della politica, chi è a capo della magistratura, chi è a capo degli ospedali, chi è a capo delle scuole, le grandi istituzioni devono fare una mini rivoluzione, soprattutto di persone, ne abbiamo bisogno, anche perché altrimenti vedrai, le cambieremo noi dal basso. Saranno cambiate, non c'è verso, è lampante che stiamo andando verso il clima pre-rivoluzionario, lo state sentendo, no? Sentite questa, Quindi dobbiamo avere primo il grande cambio di coscienza, dopodiché noi italiani dobbiamo fare la mossa più semplice del mondo, puntare sulle nostre vocazioni, che poi è anche più bello. Cioè, secondo me è una forma di masochismo, puntare ai tondini, ai tombini, a costruire le macchine. Tanto le macchine, va bene, le fanno i tedeschi, le fanno 100 volte meglio di noi. Prima che noi recuperiamo questo gap, sai quanto ci va? 3 generazioni. Quindi, puntare sulle nostre vocazioni, che sono? Dico che lo dico in ordine alfabetico, invece in ordine di cuore. Agroalimentare, che vi dico anche io, passare da 30 a 120 milioni di euro di esportazioni. Scusate, ma tutti i miei ragionamenti sono rivolti verso quel 99.17, Perché il mercato è quello, ormai è quello. Qui avete la fortuna di essere la capitale delle Cinque Terre. Cazzo, ma voi non sapete che New York è più famoso di Venezia. Allora quindi dovete pensare a portare Manhattan qua. E non crediate che sia un ragionamento troppo in grande. Si deve pensare in grande. Ci organizziamo per portare Manhattan qua. Allora, agroalimentare. Secondo, turismo, che vuol dire passare da 47.5 milioni di presenze straniere a 100 milioni. I francesi fanno lo stesso numero dell'agroalimentare, ne fanno 80, il doppio di noi. Ma vi sembra logico? Però se i francesi avessero questa autostrada che avesse voi da Genova alla Spezia, ci sarebbero almeno 25 cartelli marroni turistici belli che spiega ogni cosa che si vede. Voi qui non avete un tubo. Come noi in Piemonte non abbiamo un tubo. Da Torino, Italia 61, quando ci passi, che arrivi, c'è Moncalieri, non è una figata quel castello. Tu pensa fosse in Francia? Tutti i cartelli che ti spiegano la meraviglia del posto e poi esci, no? Sei obbligato ad andare. Turismo, noi abbiamo passato da 47.5 a moda e design, possiamo ancora incrementarla del 40%. Industria manifatturiera di precisione, possiamo raddoppiarla. Arte, cultura e storia. Io adesso mi sto battendo per portare il Teatro Regio a suonare Rossini a New York, Natale 2014, che è una roba terribile, complicata, 800.000 euro, impossibile da trovare. Bene, io sto cercando di costruire, intanto Rossini, hai capito perché voglio portare Rossini, perché Rossini magnava, beveva, faceva una musica pazzesca e io posso ricamarci su Rossini, no? Allora, cercheremo di fare in maniera di non chiedere più una lira al comune, alla regione e di guadagnarci magari 500.000 euro. Quando gli spiegavo sta roba qui del Regio, ho detto, ma come? Cioè, anche il nostro direttore artistico Andrea, che è grandissimo. Facciamo così. Magari, allora, incominciamo a lavorarci e si fa. L'opera ce l'abbiamo solo noi.
bisogna portare in tutto il mondo e bisogna che in America, in Germania paghino 250 euro per entrare a sentire la nostra opera, 250 euro. E poi bisogna che quello spettacolo sia ripreso e via internet sia comprato a 2,99 euro da 1 miliardo di persone nel mondo, miliardo, non va male, 0,5 miliardo. Vuol dire che invece di 3 miliardi guadagniamo soltanto 1,5 miliardi, perché dobbiamo far così, dobbiamo pensare al mondo e dobbiamo lavorare così. Quindi da un lato coscienza, dall'altro sprovincializzarci. Tutto questo passa attraverso un cambio radicale della classe dirigente del nostro paese.